per adesso molto bene, abbiamo già raccolto diversi scatoloni di prodotti utili per la nostra Caritas. Sicuramente sta andando bene, immagino anche negli altri punti vendita. Come funziona questa iniziativa? Abbiamo una lista di alimenti, prodotti anche per la casa utili, principalmente prodotti a lunga conservazione, non a scadenza, come pasta, farina, zucchero, che ogni persona che viene e accetta di fare la colletta alimentare può scegliere di comprare in base a quello che sente lei, in base anche alle sue possibilità. Non è richiesto uno sforzo enorme, è solo un piccolo aiuto, ecco. Lo vedo qua da qualche anno, ho sempre fatto questa cosa qui. È molto bella perché, vabbè, si fa sempre del bene alla gente. Hai visto tanta partecipazione Sì, stamattina? per questo, noi di solito gli anni scorsi eravamo supermercati più grandi, c'era più gente, però questo supermercato piccolo comunque abbiamo già fatto un bel po' di roba. E c'è qualcuno che prende anche solo un barattolo, un pacco di pasta, perché magari questa zona qua è un po' così, però. Ci Comunque troviamo c'è. insomma a zona quartiere Roma, alla Sì, stazione, ricordiamo. esatto, la stazione c'è anche molti stranieri, molti non hanno magari tanta disponibilità economica, però comunque anche loro nel piccolo fanno quello che possono e noi siamo contenti. La nona edizione di Da Dono Nasce Dono, della raccolta alimentare che ogni anno Caritas organizza insieme ad altri enti associativi. Quest'anno siamo in linea con la raccolta anche dell'anno precedente. Sono quasi 10 tonnellate di derrate alimentari che sono state raccolte, ovviamente a lunga scadenza. Sabato abbiamo fatto un salto a Borgo Faxa a vedere come se la stavano cavando i ragazzi volontari e ci hanno detto insomma che nonostante la zona non sia delle più facili, è andata bene. Le persone quando sono sollecitate in tema di solidarietà solitamente rispondono sempre molto positivamente col cuore. Poi c'è sempre l'entusiasmo anche da parte di chi partecipa a questa organizzazione della raccolta. Parliamo di oltre 120 volontari che si sono messi a disposizione. Sono messi a disposizione anche persone che bisognose, cioè persone che noi assistiamo e poi ci sono i giovani e i ragazzi, addirittura ci sono state delle iniziative dove sono stati coinvolti i bambini del catechismo. C'è stato qualche caso eclatante, uno dei ragazzi ci diceva che c'è chi addirittura ha donato carrelli interi proprio. Sì, la generosità veramente esplode nel momento in cui le persone capiscono che c'è gente accanto a noi che ha bisogno. Tante volte non riconosciamo noi per strada i bisognosi, ma tante volte non le riconosciamo neanche magari nella casa accanto, nell'appartamento accanto. Invece ci sono veramente delle situazioni di bisogno. Ecco, quando le persone, la gente percepisce questo momento di bisogno, veramente donano il cuore con tutta la forza, diciamo, e la disponibilità che hanno.